Fuori dai giochi, i campioni in carica della Madonnina sono stati battuti per 4-3 dalla Quercia e dunque sono già eliminati dal 47esimo torneo delle contrade di Querceta. Martedì sera al Buon Riposo, la Quercia, già qualificata alle semifinali, ha condotto la gara guidata dall'inarrestabile bomber Rodriguez, autore di una tripletta. La prima rete al terzo minuto del primo tempo, seguita al 20esimo dal gol pareggio di Menchini per i gialloblu. Allo scadere il raddoppio dei bianconeri che si portano sul 2-1. Nella ripresa Federico Tosi pareggia conti per la Madonnina, ma Rodriguez riporta la Quercia in avanti. Poco dopo siamo al 60esimo. Nel finale il quarto gol bianconero firmato da Jacopi e infine l'ultimo inutile assalto della Madonnina con la rete di Paolicchi. Più di così non si poteva fare, siamo stati bravi ma bisogna avere altrettanta forza a non mollare proprio adesso, che non abbiamo fatto niente di che, il torneo è ancora lungo e difficile. Quindi bisogna rimanere umili e affrontare le semifinali come abbiamo affrontato queste partite del girone. È andato storto che quest'anno non eravamo pronti, per me non eravamo pronti. Forse ci ha fatto male la vittoria di l'anno scorso, perché anche all'allenamento e tutto, non mi sembrava una squadra che volesse ripetere l'annata di l'anno scorso. E è giusto così andare fuori. Anche se era vinta la prima partita, forse ci fa male vincere la prima partita, che dopo si è visti i risultati.